Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Acoustica Audio ha ormai mostrato la capacità di campionare e rendere disponibili le attrezzature hardware più famose ed utilizzate da fonici moderni e antichi, come abbiamo potuto apprezzare grazie alle eccellenti emulazioni di Array, Cream, Coffee, Water, Viridian e Ultramarine. Ma esisteva un sottobosco di macchine broadcast molto utilizzate, spesso costruite, anzi autocostruite, ed applicate nel campo televisivo o radiofonico, e che, come me, alcuni hanno avuto in regalo o prestate negli anni 80 per imparare questo mestiere. Blonde è una raccolta di quelle macchine che hanno comunque fatto la storia della discografia italiana degli anni 60 e 70. Troviamo in questo pacchetto quindi ben 74 emulazioni di preamplificazione, 2 equalizzatori, 5 compressori e 5 moduli di equalizzazione combinabili. Questa volta il mio lavoro è stato strafacilitato dal sito audiofader.com, di cui lascio il link in descrizione, che ha raccontato splendidamente la genesi di Blonde e da cui ho tratto le informazioni che ora vi leggo. Blonde è quindi un riassunto della serie di macchine create in Italia in quegli anni. In dettaglio vediamo l'Amplivox di Milano, specializzata poi negli anni successivi nella costruzione di citofoni. In questo caso è un amplificatore microfonico a 5 ingressi ed equalizzazione. Poi troviamo il Factotum All Transistor della Meazzi, sempre preamplificatore ed EQ, pezzato questa volta con 8 ingressi microfonici e 4 ingressi DI ad alta impedenza per gli strumenti. Troviamo poi il Pre geloso a valvole, in questo caso il G290V con 5 ingressi microfonici, li troviamo poi selezionati in GL1 e GL2 dell'interfaccia, un compressore limiter della Davoli, il CL600, con comandi molto basici, vedremo. Questi 4 modelli sono stati messi a disposizione da Marco Alberto Matti presso il Casemate Recording Studio, o Casemate, non so come si pronuncia, spero non mi uccidiate. Vi invito a guardare comunque il suo sito perché è un viaggio nell'audio artigianale italiano molto interessante e poetico. Trovate sempre il link in descrizione. L'ultimo campionamento riguarda un mixer dell'amico Livio Argentini, ossia l'Argentini EP6000 degli anni 70, presente nello studio Amor Mio Non Muore di Carpena, studio Amarcord completamente analogico e con strumenti vintage. L'EQ fa riferimento all'EFT P300 della Tassoni dello studio Digitube. Le altre macchine emulate sono il mixer Binson M18-4, da cui sono stati presi il pre e l'equalizzatore, un pre mix regia Amavox ed il compressore limiter ERI CM2014 per applicazioni broadcast, messi a disposizione da Matteo Nolli di Nost Studio a Vorbano. Infine troviamo il compressore ottico Lombardi L-Comp 2. Come visto anche in Camel, Acoustica Audio ha suddiviso le sezioni su diversi plugin in base all'uso a cui vanno riferiti. Partiamo dal Blonde preamplificatore. Sono, come dicevamo, 24 canali di linea campionati uno per uno dalla console di Livio Argentini. Questo ci torna comodo perché se noi aprissimo 24 Blonde Pre sul nostro mixer della Duo, in questo caso di Studio One, potremo per ogni canale selezionare un pre-campionato diverso con le piccole sfumature che ha ogni singolo canale e quindi riuscire ad ottenere una buonissima emulazione di questo tipo di mixer. Se poi volessimo utilizzare l'ingresso microfonico, selezioniamo la seconda parte del menu. Troviamo poi i 18 canali del mixer Binson e ovviamente i preamplificatori che fanno riferimento alle varie macchine di cui abbiamo detto prima, quindi l'Amavox, il Geloso, eccetera eccetera. La selezione, come vediamo, avviene attraverso una specie di barra di peso in pieno stile bilancia di mia nonna,
mentre la scelta appunto è attraverso i pulsanti neri che troviamo qui in basso. Troviamo poi inoltre in basso a sinistra l'input trim, autocompensato come in tutti i plugin di Acoustic Audio, quindi non dovremo ricompensare poi il volume guadagnato. Il LED di Intensity che ci mostra il livello di gain che entra nel nostro preamplificatore e un output supplementare per uscire con un volume più alto. Interessante vedere le scritte in inglese e anche in italiano. Poi il font ed il nome poi fanno riferimento ad una curiosità che poi vi spiegherò alla fine del video. Blonde EQ è più di un equalizzatore, è quasi una channel strip come vedremo, visto che possiamo combinare sia gli equalizzatori con i preamplificatori, mic e linea sempre della console di Argentini. In questo caso però i primi 23 canali sono riferiti appunto alla console di Livio, mentre l'ultimo è il pre delle FTP 300, selezionabile appunto tra mic e line, quindi il 24esimo canale. Questa volta insieme all'input trim autocompensato troviamo un high pass filter e un low pass filter, molto utili appunto per ammorbidire l'EQ generale di quello che entra all'interno di questo equalizzatore. L'EQ in alto è suddiviso in due parti, la prima parte in alto appunto che raccoglie le frequenze high e high mid e la seconda in basso che raccoglie le frequenze low mid e low. Sono accesi di default e per spegnerli bisogna cliccare sul pulsante rosso come vedremo. La selezione A e B ci mostra la sezione EQ del Tassoni e dell'Argentini. Passiamo al Blonde Comp, quindi al compressore, che include appunto l'Eri sotto mentite spoglie di CM2, il Davoli CL600 in C60 come ci troviamo ora, il Lombardi sotto LM2, mentre CSM è un derivato ibrido tra il pre dell'Eri e un altro limiter. Poi troviamo un ultimo limiter con un rapporto 31. Il pulsante Shmod ovviamente non è presente nella macchina originale perché Acoustic Audio lo include come feature aggiuntiva all'interno dei loro plugin e serve per agire sul transiente in maniera più dettagliata e quindi molto più utile rispetto alla macchina originale che comunque anche con un attacco velocissimo schiaccia il transiente quasi immediatamente. In questo modo possiamo preservarlo con il selettore dello Shmod, l'ho spiegato anche in tantissimi altri tutorial di questo tipo di plugin. Troviamo poi un filtro di sidechain, la manopola di dry e wet, anche questa ovviamente assente nella macchina originale, il pulsante per l'accensione del preamplificatore, il LED di intensità e l'output. Il compressore poi ovviamente utilizza i comandi standard, abbiamo l'input trim autocompensato, il threshold attacco rilascio, il ratio e il make up gain. Il V-meter poi può essere switchato tra GR e out. Infine abbiamo il Blonde Premixer. Questo è ovviamente un super ibrido dove troviamo 5 equalizzazioni e 6 preamplificazioni combinabili. Quindi lo stadio di preamplificazione è selezionabile in base ai parametri, quindi 18 canali del Binson e i pre derivati dalle macchine, possibile switcharli, e gli equalizzatori appunto derivati dalle diverse combinazioni, quindi abbiamo il Binson, l'Amplivox fino al Meazzi. Come vediamo, la cosa interessante è che l'equalizzatore rimane settato sulle frequenze che noi abbiamo scelto e possiamo ascoltare poi le diverse combinazioni nei vari equalizzatori, quindi rimanendo sempre nella selezione scelta, oppure lo possiamo spegnere. Per cui ricapitolando, abbiamo il pre Binson, Amplivox, Amavox e Meazzi, ma ascoltiamolo e vediamo come io ho scelto di utilizzarli. Ovviamente fanno riferimento a macchine di broadcast, macchine quindi non pensate per colorare il suono, macchine create appositamente per avere massima linearità nel segnale in ingresso, e questo comporta ovviamente due tipi di utilizzo. Il primo è quello di utilizzarlo appunto come macchine di broadcast, quindi lavorare con compressore ed equalizzatore abbastanza lineari, quindi senza influenzare troppo il suono, oppure come facevo io negli anni passati con i mixer DR, smesciare, quindi portare all'estremo il sound del pre o del compressore per creare dei colori assolutamente inediti, ed è quello che vado a fare ora, perché le caratteristiche sonore di quello che esce fuori sono veramente molto interessanti, soprattutto sulla musica elettronica. Infatti ho messo in atto un batteria e basso elettronici e vediamo come si comportano questi plugin.
partiamo dalla batteria e dal preamplificatore. Ascoltiamo lo stesso modificando gli equalizzatori. Cambiamo pre. Torniamo sulla linearità del Binson. Andiamo ora ad aggiungere il nostro equalizzatore multibanda. Come vediamo, anche già soltanto passando all'interno abbiamo un sound differente, dato dal suono del preamplificatore. Apriamo sui 16. Andiamo più avanti.
Passiamo ora al comp. In questo caso ho scelto il C60. Ho estremizzato tutti i controlli, come dicevo, quindi attacco velocissimo, rilascio lentissimo, meno 18 di ingresso nel trim gain e il threshold che regolo per poter avere più volume o meno volume. In questo caso lo sto utilizzando in maniera molto molto estrema, ma adesso vi spiego e vi faccio ascoltare. Pensiamo. Facciamo caso alla presenza che si aggiunge al suono. In questo caso è in mix parallelo. Mettiamolo tutto in wet per ascoltarla meglio. Pensiamo. Facciamo caso alla presenza del mid. E poi possiamo regolare il threshold. Spingerlo. Proviamo gli altri compressori con lo stesso settaggio. Accendiamo anche il basso che possiede lo stesso compressore. Notiamo come bisogna estremizzare tantissimo per creare un colore al nostro sound, ma questa è la caratteristica di quel tipo di macchine da broadcast. Però il risultato è molto smash, nel senso che abbiamo un impatto soprattutto sulle batterie e sul basso estremamente duro e che rende il sound granitico, bello, definito e forte. Spesso è proprio il tipo di compressione che si ricerca nella musica elettronica, quindi il poter portare i suoni sintetici molto molto avanti senza aggiungere armoniche o colori invasivi come abbiamo visto in tutti gli altri plugin. In definitiva è un tool molto interessante per chi come me cerca sempre nuovi colori in fase di mix. Oltre agli altri plugin che abbiamo già esplorato, Blonde ci regala sonorità veramente tipiche. Ho risentito subito la pasta di quel sound anni 80 broadcast, duri e con poco carattere. Il bello di queste macchine però era, ed è ora, il poter sfruttare queste caratteristiche non tanto
sugli strumenti analogici come pensavamo, dove regalano poca distorsione armonica, quanto invece su quelli elettronici digitali dove arrivano a rendere il suono granitico. Possiamo comunque utilizzare tutta la sezione dei preamplificatori del Livio Argentini per lavorare anche la musica classica. Questo è molto importante perché ci permette di non aggiungere colore invasivo a quel tipo di mix. Mi ricorda, come dicevo, molto la console DR da broadcast, per intenderci, poco rock ma molta molta cattiveria. Come sempre, scaricate la demo e provatelo soprattutto sulle track di musica elettronica come ho fatto nel video. Rimarrete molto sorpresi dai timbri che si riescono a tirare fuori. Credo che sia un eccellente contributo al lavoro nascosto dei tecnici italiani, un omaggio al loro genio, una serie di timbri e suoni che non troverete mai emulati da nessun'altra software house. Come vi avevo promesso, una chicca per chiudere il video. Per i più curiosi, il nome Blonde, biondo appunto, deriva, come anche i caratteri, quindi il font che trovate all'interno dell'interfaccia, da una bevanda molto molto famosa negli anni 60 e 70, la Cedrata Tassoni, nome storico del settore soft drink come anche del settore audio italiano. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!